Endless Love, anticipazioni. Nian aspetta un bambino. Lunedì, 15 luglio 2024. Ozan viene portato in carcere dopo che Zeynep lo ha spinto a lasciare la Turchia. Una volta portato in cella, gli altri detenuti lo rispettano dopo aver scoperto che proviene da una famiglia benestante e dopo aver notato che soffre di problemi d'ansia. La situazione, però, rischia di degenerare quando Ozan riceve un pacchetto anonimo, che contiene all'interno una lettera con una serie di fotografie che mostrano Zeynep ed Emir intenti a baciarsi. Ozan, furioso e sconvolto, si mette subito in contatto telefonico con Zeynep, alla quale dice che ha scoperto tutte le sue bugie e che ormai non può più in alcun modo ingannarlo. Zeynep va nel panico nella convinzione di essere ormai spacciata, mentre Ozan accusa un malore subito dopo la telefonata e viene trasportato nell'ospedale del carcere, nel sospetto di una grave intossicazione alimentare. Tariq, intanto, porta Banu in municipio e, all'insaputa di tutti e senza invitati, porta a termine il matrimonio sposandosi con la donna per impedire che la sua famiglia causi problemi alla loro storia d'amore. I due quindi, apparentemente, diventano marito e moglie. Martedì, 16 luglio 2024. Onder e Vildan si precipitano in ospedale dopo aver saputo del malore di Ozan e la loro preoccupazione verso di lui aumenta. Intanto Kemal è tormentato dai dubbi dopo ciò che è successo davanti ad Asu e Nian, ed inizia a credere che la sorella possa davvero essersi innamorata di Emir e possa aver intrapreso una relazione clandestina con lui. Galip ha dei dubbi sugli atteggiamenti di Asu e chiede un incontro con lei al bar, dicendole delle frasi sibilline. Infatti le fa sapere che non ha nessuna intenzione di corteggiarla perché potrebbe essere sua figlia, ma ha intenzione di sapere quale legame ci sia tra lei e Aki e come mai sia così vicina ad Emir. Nel timor che la sua identità venga rivelata all'uomo, Asu mente dicendo che effettivamente Aki è stata una persona importante nella sua vita perché sua madre e suo padre hanno perso la vita prematuramente quando lei era solo una bambina. A quel punto è rimasto soltanto lo zio ad occuparsi di lei. Galip chiede anche ad Asu se ha intenzione di prendere parte ad un progetto benefico che lui vuole realizzare in onore di Mujaygan, ma Asu mantiene la calma e non rivela la sua identità. Mercoledì, 17 luglio 2024. Galip nutre ancora dei forti dubbi su Asu e perciò decide di mandare degli uomini a casa di Aki, per minacciarlo e sapere qualcosa in più sui suoi piani e sull'identità della ragazza. Kemal chiede aiuto a Zeyr per capire se Zeynep l'abbia ingannato e se abbia o meno una relazione con Emir. Zeyr trova un hacker informatico che ritrova le conversazioni presenti sul cellulare di Zeynep, anche se sono state eliminate. Kemal è dubbioso anche perché gli sembra strano che sua sorella abbia agito in modo così avventato, spingendo Ozan a fuggire all'estero. Effettivamente i peggiori sospetti di Kemal si confermano e, attraverso le chat eliminate dal cellulare di Zeynep, Kemal scopre che sua sorella ha una relazione clandestina con il suo peggior nemico. Gli uomini che entrano a casa di Aki lo minacciano e continuano a fargli pressanti domande su Asu. Aki dice che non ha paura di morire perché comunque perderà la vita in tempi brevi essendo affetto da tumore. Dato che le domande su Asu aumentano sempre di più, Aki decide di togliersi la vita sparandosi un colpo di pistola di fronte agli occhi attoniti dei suoi nemici. Giovedì, 18 luglio 2024. Kemal decide di tendere una trappola alla sorella dopo aver scoperto che lei gli ha sempre mentito e che ha da tempo una relazione con il suo peggior nemico. Quindi si presenta da lei con un falso test di paternità, a cui Zeynep si era effettivamente sottoposta, che attesta che in realtà il figlio che sta aspettando non può essere di Ozan perché non c'è compatibilità tra padre e figlio. Zeynep, quando apprende questa notizia da Kemal, non sospetta che non sia vera e scoppia in lacrime. Messa con le spalle al muro dal fratello, Zeynep confessa che allora il figlio potrebbe essere di Emir, perché si è lasciata ingannare da lui provando dei veri sentimenti nei confronti di Kozgoglu. Kemal rimane deluso definitivamente da sua sorella e gli confessa di averla ingannata perché si scoprisse la verità. Intanto Zeynep riprende il cammino verso l'ospedale perché stava andando a trovare Ozan. In seguito Kemal decide di andare da Emir per affrontarlo dopo aver scoperto che ha ingannato sua sorella e che ha una relazione segreta con lei ormai da diversi mesi. Venerdì, 19 luglio 2024.
con grande sorpresa di tutti, Ozan viene ritrovato impiccato all'interno della sua camera di ospedale. Apparentemente il ragazzo si è tolto la vita. Attraverso alcuni flashback si scopre però che qualcuno era entrato nella stanza del giovane per parlare con lui prima che avvenisse la tragedia. Nian è tra le prime ad apprendere la notizia e la sua disperazione è fortissima, avendo sempre avuto un legame speciale con il gemello. La donna però accusa Kemal di ciò che è successo, ritenendo che se lui non avesse mai portato le prove alla polizia, Ozan non sarebbe mai finito in carcere e tutto ciò non sarebbe accaduto. Kemal va da Emir e lo aggredisce, mentre Kozkoglu cerca di giustificarsi dicendo di non aver mai avuto rapporti fisici con Zeynep senza il consenso della ragazza. Emir, assaltato da Kemal, estrae una pistola e gliela punta, ma Kemal lo aggredisce nel tentativo di disarmarlo e lo ferisce gravemente. Emir resta agonizzante sul pavimento del giardino. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi come faranno i protagonisti ad affrontare la morte di Ozan e che cosa succederà adesso? A voi i commenti,